Ma c'è un'altra faccia del problema, di cui il Partito Democratico non parla mai, ed è una parte della realtà, perché ci sono zone del paese nelle quali abbiamo bande di nigeriani che hanno occupato militarmente i territori. Sul litorale Domizio abbiamo bande di nigeriani che fanno spaccio di droga, spaccio di prostituzione. È chiaro, abbiamo atteggiamenti di violazione di leggi e di regole. Abbiamo intorno ai centri di accoglienza extracomunitari che tornano di notte ubriachi. Abbiamo padri di famiglia che si devono mettere sul balcone ad aspettare le figlie la notte. Questa parte della realtà il Partito Democratico la conosce, sì o no? E che cosa dice? Perché quando parliamo di sicurezza parliamo di gente che ha paura e tu hai voglia di dire le statistiche e le non statistiche. Se devo decidere fra la serenità di vita dei miei figli e della mia famiglia e una bandiera di partito, io scelgo i miei figli, è chiaro?